Cinque comuni da cui partire nell'ambito del progetto degli Uffizi Diffusi, Fondazione CR Firenze e Gallerie entrano direttamente nella città, San Gaudenzio e Montespertoli in provincia di Firenze. Sono i primi comuni con la mostra Dante Alighieri e Andrea del Castagno e pittori grotteschi in Valdelsa. È assolutamente decisivo e come città metropolitana di Firenze investiamo fin dalla nascita su questo concetto di diffusione della cultura su tutto il territorio metropolitano. Questo grande progetto intanto è nato da una visita del direttore a Montespertoli quando abbiamo raccontato la storia delle opere degli Uffizi salvate dalla popolazione di Montespertoli nei castelli della nostra campagna, e lì è venuto in mente l'idea di collaborare con una mostra che è Giotto e i pittori del suo tempo in Valdelsa, e quindi ospiteremo le opere di Lippo di Benevieri al nostro Museo di Arte Sacra dalla metà di settembre circa. Che proprio nella sede, diciamo, del centro visite del Parco Nazionale abbiamo un piccolo museo virtuale dedicato a Andrea del Castagno che ospiterà appunto quest'opera. È un'opera che racchiude entrambe le celebrazioni perché è il ritratto di Dante Alighieri fatto da Andrea del Castagno. Tre comuni dell'Aretino faranno parte del progetto: Poppi, Anghiari e Castiglion Fiorentino. Crediamo di poterne fare egregiamente parte anche probabilmente facendo uno scambio di una delle nostre opere più importanti al Museo di Castiglion Fiorentino, in particolare mi riferisco al Bartolomeo della Gatta con l'opera San Francesco che riceve le stigmate. Noi abbiamo iniziato nel 18-19 col cinquecentenario di Leonardo da Vinci con una mostra importante legata all'arte di governo, e poi ora dal 12 di agosto inizierà un'altra mostra fino al gennaio del prossimo anno. Quindi scrissi al direttore, il direttore piacque quello che avevo scritto perché avevo dato la possibilità di poter allestire all'interno del Castello dei Conti Guidi, che è un monumento nazionale credo ormai noto in tutto il mondo. Quest'anno, essendo nel 700° della morte di Dante, riprodurremo con dei dipinti le tre cantiche, Inferno, Paradiso e Purgatorio.